siamo a Pitti Fragranze, insomma, a cercare tutto ciò che collega col mondo del vino, e quindi abbiamo visto un nome già conosciuto, Cesari, quindi Sangiovese di Ramagna, e però che ci fa qui in mezzo a Profumo? Infatti è un'avventura iniziata qualche anno fa, puramente casuale l'inizio è stato, poi ho capito che questi due mondi delle fragranze e del vino non sono lontani, anzi sono intrecciati, e attraverso questa mia passione per il vigneto e per la grande ricerca che facciamo nel vigneto, dopo la fragranza naturalmente mi sono allargata con oggetti che parlano del mio mondo però e diffondono questa wine fragrance, oppure anche delle creme vere e proprie per il benessere della persona, perché il vigneto è un grandissimo scrigno di un laboratorio naturale per il benessere e la bellezza. E la wine fragrance quindi come nasce? Ah, questa casualmente, quando questo vino Tauletto inaspettatamente con grande sorpresa vince un premio prestigioso a Londra, l'International Wine Competition, e sbaraglia tutti i sangiovesi prodotti nel mondo. Quindi questo mi ha talmente inorgoglito che lo presentavo a Milano a un gruppo, al Forsisola, un gruppo di persone radunate dalla mia piazza di Milano, e casualmente un signore, anziché bere questo Tauletto, lo annusava solo. Mi ha incuriosito, non era un sommelier, non era un ristoratore, non era un giornalista, era un naso di Milano che ha firmato grandi profumi importanti nel mondo, che ha voluto riprodurre il bouquet di questo vino e costruire una fragranza che non odora di vino, ma ha la piramide olfattiva del vino stesso, cioè quindi le Sangiovese, note di testa floreali e in primis la viola, ovviamente, chiaro, come il Sangiovese, e poi le note fruttate, frutti a bacca rossa come le more, i lamponi, ma anche soprattutto l'uva matura, visto che questo è un vino che proviene da un'uva raccolta tardivamente, quindi molto molto matura. E poi infine dopo 10 minuti escono le note speziate della barrique dove il vino matura per 2 anni, e quindi legno bagnato, humus, vaniglia e quant'altro. Quindi è un profumo complesso, no? E per fortuna nessun profumo di Merlot. Siamo a Romagna, Sangiovese, e quindi il nostro cuore batte per questa rossa che è molto importante per noi, molto generosa, molto eclettica, molto versatile. Grazie mille. Grazie mille.